Buongiorno ragazzi, eccoci qua, giovedì 5 settembre 2024. Ammazza ragazzi come corre il tempo, siamo già al 5 di settembre. Io ho ancora 10 giorni circa e poi sono in ferie. Non so se andrò giù in Puglia, non lo so se rimarrò a Milano, non so nulla fino all'ultimo giorno. A me piace fare le cose fino all'ultimo. Non ho ancora deciso, sto facendo un paio di pensieri, vediamo. Ragazzi, allora, oggi è giovedì, giornata di estrazione. Io sono qui in video per spingervi, come ho fatto proprio per martedì sera, dove questo bellissimo 362 l'abbiamo centrato in pieno. La cosa bella, ho letto un commento sotto il mio video delle vincite, che il mio collega previsionista Walter Della Penda, ciao Walter, che scrive anche lui sui giornali come me, porca miseria, allora io stavo dando il 362 su Ruota Unica di Torino da 4 colpi, giusto ragazzi? L'abbiamo vinto al quarto colpo o al quinto? Mi sembra al quarto colpo, non vorrei dire cazzate. Il 362 su Ruota Unica a Torino l'abbiamo vinto al quarto colpo martedì sera. Quarto colpo ragazzi, non ottavo, quarto, ok? Walter Della Penda ieri mi ha fatto notare sotto al video che sull'otto più che è uscito sabato, il 31 agosto è uscito l'otto più il mensile, lui aveva una previsione con tre ambi, di cui uno di questi tre ambi era proprio 3,62, quindi la convergenza, cacchio là si poteva, se mi ero accorto, se mi fossi accorto, ve l'avrei comunicato, senza dire che cosa, avrei detto guardate che c'è un previsionista, senza dire, perché sennò veniva fuori un casino, che ha lo stesso mio ambo sul giornale, che io ho postato per voi qualche giorno prima. Questa cosa è bellissima perché Walter Della Penda sull'8 più anche lui ha vinto lo stesso ambo. L'ha pubblicato, è andato in stampa sabato 31 agosto, è uscito nelle edicole, l'8 più. Cazzarola, lo stesso ambo che io avevo già qualche estrazione prima. Questa è una cosa meravigliosa. Quindi Walter Della Penda, complimenti anche a te. Avevamo lo stesso ambo da metodologie completamente diverse. Meno male che l'abbiamo fatto in diversi giorni, perché sennò qualcuno diceva guarda Walter Della Penda e Mimmo, si copiano i numeri. Noi non siamo così, ormai abbiamo imparato che ci sono molti copiologi ma non siamo noi. Quindi Walter, complimenti anche a te. Ragazzi, mi sono arrivati centinaia di scontrini, avete visto le foto, il video che ho fatto con tutte le foto, ma sono centinaia e centinaia ragazzi, e io sono sicuro che stamattina quando accenderò il cellulare ci sono altre foto da scaricare, quelle le metterò in coda al prossimo aggiornamento. Il prossimo video delle vincite, volevo dire, scusate, ma tante, tante, tante. Purtroppo poi ci sono sempre quelli soliti che giocano, vincono e non mandano lo scontrino. Questa è gente egoista, purtroppo. Avete visto che ci sono scontrini anche da 10 euro ambo secco? Ci sono scontrini da 2300 euro, ci sono scontrini da 690 euro puntando 3 euro, scontrini con 2 euro, con 1,50 euro, con 1 euro. Insomma, ragazzi, abbiamo vinto alla grande questo bellissimo 362. Adesso qui lo ribadisco e questo video ne sarà la prova, proprio come quello di lunedì che l'ho ripreso, il video di lunedì a pranzo che vi spingevo i due ambi in bacheca su Ruota Unica. E con questo video, per chi è nuovo o per chi non è nuovo già lo sa, mi raccomando Bari. Noi abbiamo a Ruota Unica Bari questo bellissimo 24. Ragazzi, il 24 a Bari, alle ore contate, noi abbiamo il bellissimo ambo 24-36 che vi ho già detto che la concorrenza, mi avete mandato voi le foto, mi avete fatto vedere voi quegli ambi speculativi, la concorrenza nei suoi ambi ha proprio lo stesso identico ambo sulla ruota convergente di Bari. Cosa vi fa pensare? Che hanno copiato? No, quelli sono previsionisti seri, perché io ogni tanto leggevo anche quel giornalino, quel giornale di Lotto. Quindi qua è una grossissima convergenza ragazzi, una grossissima convergenza. Poi vi ho già detto che anche Gianchi nel Tovenus modificato ha il mio stesso identico ambo, perché lui ha calcolato dopo di me, ha il mio stesso identico ambo che è 36-81, quello che c'è in quartina, perché noi giochiamo a Bari 24-36, ok? Ambo ambetto. E poi non dimenticate per favore chi può la quartina 24-36-81-90, che sarebbe anche la stessa quartina, a parte giocarla a Bari, copertura nazionale, occhio a 10 lotto serale con oro, doppio oro ed extra. Sono i quattro numeri del 10 lotto serale. Chi ama le ambate, perché non tutti amiamo le ambate, mi ci metto in mezzo pure io non amo le ambate, per gli amanti delle ambate, occhio a Bari al 24 in prima e quarta posizione, al 36 sempre in prima e quarta posizione, ma vi dirò di più, anche l'81 sempre in prima e quarta posizione. Praticamente questi tre numeri, il 90 non ho le posizioni, questi tre numeri a Bari li potete giocare singolarmente, non fate la cazzata
di metterli tutti e tre insieme e giocare a lambata. Lambata su tre numeri, che cazzo prendete, ragazzi? Ecco, Nerone abbaia perché c'è il temporale a Milano, ci sono dei tuoni pazzeschi, ragazzi, una pioggia alle 6:30 del mattino, una pioggia pazzesca. Mica prima ha fatto un tuono, sono saltato dalla sedia, stavo bevendo il caffè, sono saltato. Nerone si è spaventato, poverino. Sta tuonando di brutto a Milano, meno male, perché oggi portano le massime a 23 gradi. Minchia, ci sta la grande, bel fresco a Milano. Ricapitolando, ragazzi, per gli amanti delle lambate, solo per gli amanti delle lambate, sulla ruota di Bari, nazionale non me ne può fregare, le lambate sulla nazionale non me ne frega, poi se le volete fare. La ruota di Bari, il 24 è forte, con lambata semplice, prima e quarta posizione, così come il 36 a Bari, prima e quarta posizione, lambata semplice, l'81 identico, semplice e prima e quarta posizione. Occhio al lambo che vi sto spingendo, ok? 24-36 a Bari. Ambo e ambetto, mi raccomando ragazzi, non voglio sentire dire ma io ho giocato questo. Sì, giocate quello, ma a Bari me lo dovete giocare tutti, se no fate l'errore, qualcuno fa l'errore che ha fatto martedì sera, che dice, lo so Mimmo che hai detto che questi due ambi erano forti, però io ho preferito fare Venezia. Va bene, Venezia c'è il 90, è molto forte, ok, però ragazzi dai, ve lo sto spingendo, anche perché io qua davanti a me ho un aggeggio che ci avrà 30 anni. Me lo regalarono quando io avevo 16-17 anni, ve lo faccio vedere, questo qua, io con questo qua giocavo da piccolo, questo qua, voi non lo leggete perché è al contrario, c'è scritto bingo, questo qua praticamente butta fuori i numeri, allora schiacciando un tasto lui dice un numero, io stamattina il primo numero che ho schiacciato, pensate, prima di fare la live, era questo, 24, cioè non so se rendo l'idea, avete sentito che numero ha detto? 24, cioè 24, guarda, se schiaccio, allora il verde ripete, 24, il blu va avanti, quindi io non so cosa c'è dopo, proviamo, magari dai il 36, 43, no vabbè, se no ci confondiamo con i numeri, comunque il 24 ragazzi è adesso più che mai buono sulla ruota di Bari, ragazzi, Bari ci pagherà, e se esce a Bari questo ambo, io non ci penso più se partire o no, parto immediatamente il 16 settembre per la Puglia, per il Salento, perché io questo ambo non ci metto un euro, giocherò solo questa schedina e ci metto minimo 5 euro, però attenzione, non vi sto istigando a giocare di più, attenzione, perché il Mimmo Nazionale non istiga nessuno, ognuno mette quel che può, 50 ambo, 50 ambetto, oppure un euro ambo, un euro ambetto, o come avete fatto martedì. Non è perché adesso siete in vincita, allora giochiamo 10 euro sull'ambo 24-36. No, 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 ragazzi, no. Non dovete speculare così i vostri soldi, perché se buttate i soldi perdete tutto quello che avete vinto. Perché io già lo so che c'è qualcuno che si fa prendere la mano e magari stasera gioca di più o già ha giocato di più. Non fate questo errore che ho fatto io in passato. Perché poi, io quando facevo le belle vincite anni fa, ma vincite di 1.500, 2.000, 3.000 euro, io l'estrazione dopo spendevo 150 euro estrazione. Me ne sono fatti fuori in poco tempo. Quindi non fate ste cazzate, Quindi, io personalmente metto 5 euro dal portafoglio e le posso tirare fuori, di più non posso. 5 euro questo ambo qua me lo gioco, 24-36 a Bari. Voi giocate quel che potete, ok? Io le 5 euro faccio magari 5 ambo e 2 ambetto, oppure faccio 4 ambo e 1 ambetto, adesso vediamo. È l'ambo che mi interessa a me. L'ambetto, non devo uscire l'ambetto, perché il 24-36, se ci dà l'ambetto, mi incazzo, è una vincita ma mi incazzo. Ok? Questo è un ambo della Madonna, questo è un ambo bomba. Ragazzi, il resto lo sapete già, c'è la previsione in corso di lotto più il mensile, che ha pagato lambata in anticipo di un'estrazione. La previsione di martedì, ragazzi, non ve l'ho detto, lotto mio è uscito martedì sera lambata secca spaccata, primo colpo. Io ho già mandato gli scontrini che mi sono arrivati, l'ho già mandato alla redazione, ma sicuramente quando accendo il cellulare ce ne sono altri gli scontrini. Quindi... e ho già mandato gli scontrini alla redazione, quindi ha già pagato praticamente martedì lambata secca a Roma, non dico il numero perché questa previsione di lotto mio è ancora in gioco, anche se è uscito il capogioco. Pensate che l'abbinamento è uscito la ruota sotto, le ruote erano Roma-Torino, è uscito sopra lambata a Roma e sotto un abbinamento, quello era un ambo secco spaccato, ma non importa perché come avete notato i numeri non hanno memoria, quindi non c'è problema, abbiate fede. Ormai vi fidate 100% di me, quindi abbiate fede. Ragazzi, io stamattina però ho rilevato un ambo su ruota unica. Io ve lo do, però se voi avete già giocato o comunque avete intenzione di giocare quello che io ho spinto, non fateci caso a questo ambo. Io ve lo do e lo metto
nella bacheca del mio blog. Se esce a colpo stasera siamo tutti felici chi l'ha giocato, se non esce lo troverete domani mattina negli aggiornamenti che metterò per domani sera. E un ambo sulla ruota Sicula. Minchia, Sicula! Sì, sulla ruota di Palermo, minchia! Allora ragazzi, questo ambo, non vi faccio vedere il foglio, ve lo dico a voce, non devo staccare la telecamera, girarla, no. Ve lo dico a voce. Per chi vuole giocarlo è solo un ambo, si può mettere anche 50 centesimi ambo, 50 centesimi ambetto, perché se esce l'ambo secco sono 115 euro, non fanno schifo, e se esce l'ambo con 50, se esce l'ambetto con 50 centesimi sono 29 euro, non fanno schifo, eh. Vedete voi, la ruota è Palermo e l'ambo in questione è questo qui. Palermo 9 e 85. Ripeto, Palermo 9 e 85. Questa è l'unica aggiunta in questa live che faccio di numeri. Un altro ambo secco a ruota unica. Ma l'ambo che io ci tengo di più, lo sapete, è quel 24-36 sulla ruota di Bari. Ragazzi, mi raccomando, io credo molto al 24-36, proprio come credevo molto quando lunedì, ora di pranzo, vi ho detto occhio, io vi spingo a tutti a questi due ambi. Vi dissi 3-62 a Torino e 24-36 a Bari. È bello poi vedere martedì sera uscire 3,62, mica la gioia infinita, veramente una gioia infinita. Per me è una grande soddisfazione, ragazzi, grande soddisfazione. Io ho ricevuto tanti messaggi che mi hanno fatto commuovere, perché poi, mannaggia a voi, io sono molto sensibile come persona. Bellissimi messaggi dove gente che non aveva un centesimo ha provato quell'ambo, quei due ambi che io avevo spinto. Gente che ha dovuto pagare delle bollette che non riusciva a pagarle se non venivano con i miei numeri i soldi. Che non dicevano i miei numeri, ma tanti di quei alcuni, guardate, li ho pubblicati sul mio blog. Se voi andate su Mimmo Nazionale blog, Mimmo Nazionale blog, e aprite la pagina per oggi, c'è quella che dice previsioni lotto gratis per l'estrazione di stasera, quella di giovedì 5 settembre. Aprite la pagina, cliccate lì, scorrete tutti i commenti e vedrete che io ho postato dei commenti riportati da WhatsApp sul blog, dove praticamente c'è scritto, che ne so, Francesca ci scrive, Nadia ci scrive, Angela ci scrive, ecco, e voi vedete cosa io ho fatto, copia e incolla. Ma bellissimi messaggi commoventi di persone che veramente avevano bisogno e hanno tuttora bisogno, e io, se posso, aiuto sempre. Va bene ragazzi, che dire, ambo dell'ultimo minuto su ruota unica Palermo 9,85. Mi raccomando ragazzi, è solo un ambo, se riuscite lo giocate, se no non vi preoccupate, l'importante è che noi dobbiamo andare in cassa. Magari andiamo già in cassa con... pensate se esce prima questo qua, Palermo 9,85, è un bellissimo ambo, non l'ho tirato fuori a casaccio, non faccio numeri a casaccio come il panettiere o una boludana di TikTok, ma l'ho tirato fuori da alcune statistiche, ma non tanto di statistica di controllo, di conteggi, poi statistica di controlli su conteggi fatti in precedenza. Insomma, questi due numeri a Palermo li vedo molto molto buoni. La mia paura è che possa uscire un numero e l'altro, l'importante è che ci dà o l'ambo o l'ambetto, perché Palermo per me è un bellissimo ambo, 9,85. Ragazzi, che dire, mi sono prolungato un po' tanto, io vi abbraccio e vi invito a seguire l'estrazione stasera, perché potremmo essere ancora fortunati. Noi abbiamo già vinto martedì alla grande, potremmo anche star fermi stasera, ma io non mi voglio fermare, perché il 24 e 36 per me è una bomba atomica. Ma non dimenticate Palermo 9,85, chi può, chi può. Gli aggiornamenti ci sono. L'ultima cosa voglio dire ragazzi, questa a fine video, chi scorre il video fino alla fine non sente questo qua, perché molti scorrono e non sentono questo pezzo che sto per dire, cavoli vostri ragazzi. C'è al secondo colpo una previsione, l'avete vista? È la prima che vi ho proposto, quella di Bari-Genova, ma qua parliamo di Bari. Occhio a Bari, a quella previsione su Bari-Genova, la vedete negli aggiornamenti di ieri mattina. C'è un ambo evidenziato, Bari-Genova, però io sto parlando della prima ruota, Bari, che è quella più forte. Quell'ambo evidenziato a Bari, che ve lo dico, 31-31-73-73, ripeto, Bari, 31-73-73, occhio a quell'ambo lì, perché a Bari ha tutti i presupposti che possa scoppiare. Ve lo dico in anticipo, perché è una bomba atomica, un secondo colpo di gioco, occhio, occhio. Lì qualcuno, so già che avrà fatto il 24-36 col 31-73, ha fatto anche a parte una quartina, io lo so già, perché vi conosco ormai. Stop, ho detto tutto, il resto avete tutto postato, vi ho già detto tutto, Venezia con 90, il resto, stop. Ragazzi,
Un bacio a tutti, incrociamo le dita per stasera e mi raccomando, sempre positivi e ottimisti. Un bacio ragazzi, ciao!